Ciao, tutti, nuovo video del Real Life Witchcraft, la rubrica dove io vi vado a consigliare eh, delle attività per potervi connettere alle energie dei Sabbath che stiamo facendo adesso. Abbiamo già fatto quelle delle lune, e più avanti faremo anche quelle delle divinità, dei totem, eccetera, eccetera. E oggi andiamo a parlare del Real Life Witchcraft di Mavon. Quindi. Cosa fare per connettersi alle energie di Mabon? Per questo video vi ho portato sei consigli e iniziamo subito. Numero 1: fare dei rituali di chiusura del passato. Cosa significa? Significano rituali per lasciare quello che è nel passato se ne sta nel passato. Quello che verrà, verrà, ma niente di quello che è passato, di quello che è già successo quest'anno o se ci sono altri problemi anni ancora prima, deve interferire con quello che verrà più avanti. Quindi il passato. Passato non deve interferire con il futuro, è una, un rituale che può essere fatto in diversi modi. Fatemi sapere qua sotto, se magari volete che facciamo un grimorio del lupo in merito, quindi vi faccio vedere la parte pratica, fatemelo sapere con un commento, però, appunto è eh, un rituale che impedisce al passato di interferire sul presente ma soprattutto sul futuro. Due, usare la salvia in cucina, la salvia è una delle eh, piante sacre al periodo di Mabon, se volete sapere quali sono le altre vi lascio qua sopra il link relativo proprio al sabba di Mabon, ed è, un, um, ed è una delle piante favorite nella kitchen witchcraft, quindi se per caso praticate la magia verde o la magia appunto la kitchen witchcraft, quindi la stregoneria in cucina, è una pianta molto utile. 3. Decorare l'altare con eh, ghiande, nocciole, qua mi ero segnata qualcos'altro, foglie secche, insomma tutto quello che è legato al periodo autunnale, eh, che appunto va a rappresentare da una parte la morte verso la quale si avvia la vegetazione, appunto tramite le foglie secche, ma dall'altro lato anche il secondo sabato del raccolto, ovvero il raccolto principalmente della frutta, perché parliamo principalmente del raccolto della frutta con mavon, uva, ghiande, nocciole, eccetera, eccetera. 4. Studiare la simbologia della quercia. La quercia non è l'unica pianta sacra di Mabon ma è una delle più rappresentative perché va a rappresentare la forza, il saper restare saldi nel terreno anche quando ci si avvia verso l'oscurità. Non a caso è appunto una pianta molto conosciuta all'interno del mondo stregonico pagano quindi studiare la sua simbologia sicuramente merita. 5, se è possibile, partecipare ad una vendemmia e o alla creazione del vino oppure comunque informarsi su quello che è legato a questo. Questo perché? Perché spesso nei paesini si fa la vendemmia tutti insieme, no? I vicini vanno ad aiutare gli altri vicini che hanno la vigna insieme, bla bla bla. Per quello appunto che riguarda questa uh, cosa, perché Perché la vendemmia è una delle attività principali legate a Mavon, perché una delle piante sacre di Mavon è proprio la vite e ovviamente anche l'uva. Quindi partecipare a una vendemmia è non solo entrare in contatto con le energie della stagione autunnale, ma proprio entrare nello specifico con le energie di Mavon. Il vino, poi, è la bevanda sacra del periodo proprio perché si prepara con l'uva. Perciò anche in questo caso eh, Mabon è il momento perfetto se per caso volete imparare a fare il vino oppure volete partecipare a come si fa il vino oppure volete fare delle visite dove si prepara il vino, eccetera 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 infine sei, osservare il cambiamento naturale cosa c'è di meglio che star fuori a guardare le foglie che cambiano colore, che cadono eh, le piante che appassiscono eccetera eccetera, per rendersi conto che effettivamente sta arrivando l'autunno quindi si ci si sta spostando verso il periodo di equilibrio con Mavon e poi più avanti dell'oscurità con Somuin, eh, perciò uscite fuori, fate delle passeggiate state fuori sul balcone, state fuori in giardino dove vi pare, basta che possiate guardare la natura che cambia, notate che le piogge si fanno sempre più insistenti, i venti eh, diventano sempre più freddi e via, così insomma, tutte queste piccole cosine. Per cui appunto eh, notare il cambiamento ma soprattutto celebrare perché anche comunque prestare attenzione a qualcosa significa celebrarlo eh, o comunque onorarlo, perciò passare anche del tempo semplicemente all'aperto a guardare la natura che cambia è un modo per poter eh, rendere onore e connettersi alle energie del periodo. Detto questo, finisce qui questo video del Real Life Witchcraft di Mabon. Io vi lascio un enorme bacione. Fatemi sapere qui sotto se voi fate altre attività per connettervi alle energie legate a Mabon. Io vi lascio un enorme bacione e noi ci vediamo al prossimo video, ovvero il Real Life Witchcraft di Somoin. Ciao!